Non finisce purtroppo il momento nero dell'Empoli, che dopo il flebile pareggio del Picchi contro il Livorno cade in casa ancora per mano stavolta del Varese, che al 94esimo beffa l'Empoli, anche se va detto che nel secondo tempo si è giocato solamente verso la porta azzurra. Andiamo adesso per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, una sconfitta che ovviamente odora di beffa, perché prendere un gol al 94esimo è chiaro che insomma fa male, però insomma nel secondo tempo l'Empoli era andato troppo giù. Sì, siamo calati molto. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, perché nonostante avessimo preso il gol avevamo rimediato e avevamo avuto anche l'opportunità di passare in vantaggio, non l'abbiamo fatto. E nel secondo tempo però non c'eravamo più, ci siamo calati vistosamente, prendendo un'altra mano a loro, anche se abbiamo avuto un'altra opportunità con Dumitru. Ma dopo alla fine prendere un gol del genere, dovevamo rinviare la palla dentro l'area, non si può passarci la palla dentro l'area ma si doveva rinviare, abbiamo preso il calcio d'angolo e siamo stati fermi, passivi, e abbiamo preso il gol che ci è costato la partita. Un calo mister fisico e mentale, perché onestamente va detto il Varese sì è una buona squadra, ma insomma ci abbiamo messo del nostro per farli venire fuori. È vero, ci abbiamo messo del nostro sì, e potevamo essere più attenti, più decisi. Però questo purtroppo, se la situazione è questa, vuol dire che ci sono dei problemi. Adesso pian piano dobbiamo cercare di risolverli col lavoro, non demordere, non mollare. È chiaro che adesso siamo molto amareggiati perché dopo questa sconfitta, però dobbiamo guardare avanti, che il campionato corre molto lungo, dobbiamo andare con serenità e soprattutto concentrarsi sul lavoro. Commentavamo in particolare che nel secondo tempo insomma i portatori di palla del Varese non sono mai stati pressati. È vero. Non abbiamo più pressati come il primo tempo. Il primo tempo li abbiamo pressati bene e si è visto i frutti. Quando siamo calati siamo andati in difficoltà. Immagino che però la fase di possesso le sia piaciuta, perché soprattutto nel primo tempo abbiamo scambiato bene, siamo andati varie volte vicini anche insomma alla porta. Non ci scordiamo l'occasione di Tavano nel finale del primo tempo, insomma, che reclama ancora il gol. Sì, è vero, se facevamo gol lì magari se anche un piccolo vantaggio psicologico c'era, però questo non toglie che nel secondo tempo dovevamo far meglio. Quale secondo mister Pillon può essere in questo momento la migliore medicina? Immagino quella di far punti. Ma sì, intanto non dobbiamo avere l'ansia e non dobbiamo guardare la classifica in questo momento qua. Dobbiamo guardare a migliorarci, dove stiamo sbagliando, e cercare di correggere i particolari, che quelli che ti fanno vincere o perdere una partita. Oggi è andato in campo un giovanissimo, Pucciarelli, come è andato? Ah, bene, ha fatto bene, quando è entrato ha fatto quello che doveva fare, è un ragazzo di buona speranza. Se dovessi salvare qualcosa da questa partita, immagino qualcosa, salviamo, cosa salviamo? Ma il primo tempo lo salverei, dobbiamo ripartire da lì e cercare di migliorare e tenere il primo tempo e tenere tutta la partita. Adesso arriva finalmente messo in una settimana tipo, quindi 6 giorni per lavorare tranquillamente, anche se purtroppo le assenze sono sempre tante, e pensare già al Bari. Sì, dobbiamo concentrarci e pensare a quello. Dobbiamo cercare di girare pagina, perché è inutile guardare quello che è successo dietro ma guardare avanti. Grazie mister Antonio, una beffa questo gol al 94esimo, sembrava che l'Empoli potesse portare a casa insomma questo punto, che era poi nella filosofia del mister quella di non perdere ed andare avanti. Ripeto, è arrivato questo gol al 94esimo, anche se nel secondo tempo Antonio l'Empoli era un po' calato. Sì, abbiamo avuto questo calo che è lampante. C'è successo anche a Livorno l'altra sera, però sai, è durato un po' di meno. Abbiamo sofferto tanto il secondo tempo. Bisogna recuperare questo fattore che è fondamentale per noi, perché comunque non abbiamo fatto, secondo me, una partita molle, una partita che quando abbiamo avuto il calo è stato lampante, facevamo fatica ad andare a accorciare, gli abbiamo concesso magari qualche situazione che il primo tempo praticamente loro hanno fatto solo quel mezzo tiro e ci hanno fatto gol, quindi le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Poi ripeto, prendere gol così è dura da digerire, è dura, però ripeto, non bisogna fare l'errore di buttarsi giù, perché sennò diventa ancora più difficile. Adesso la situazione è un po' delicata, lo sappiamo anche la situazione un po'. Il morale dei tifosi, dell'ambiente, della società e tutto il resto. Dispiace tanto, perché mai a pensare che dopo 2 mesi ci potessimo trovare in questa situazione. Io sinceramente non ci avrei mai creduto. Ecco. Il calcio fa parte anche di queste cose negative. Bisogna stare un attimino ancora più uniti e curare i particolari, perché vedi la voglia.
la voglia magari di poter fare un qualcosa di importante. Io ero in panchina gli ultimi due minuti, c'è stato un contropiede da parte nostra, siamo partiti in 5-6, cioè da una parte è anche positivo, però da una parte è il particolare che non deve succedere, perché a 2-3 minuti dalla fine non puoi perdere palla e 6-5-6 fuori, cioè contro, magari hai subito un contropiede che magari potevi evitare, ecco, quelli sui particolari, e quella è la cattiveria non è tirare i calci agli avversari oppure magari andare lì una cioè la cattiveria è quella, è il particolare che ti fa la differenza, e purtroppo noi su questo pecchiamo perché comunque ecco, io dico sempre non si può perché il minimo particolare ti fa vincere, ti fa perdere e pareggiare una partita. Adesso ripeto, stiamo un attimino tranquilli, consapevoli che comunque oggi ci ha condannato un episodio che purtroppo è dura mandarlo giù. Però Antonio, anche sull'azione del gol tu non eri in campo, quindi ovviamente a te responsabilità non possiamo darne, c'è stato un po' di superficialità perché dopo quel palo la difesa è stata completamente immobile. Ma qua non c'entra niente chi gioca e chi non gioca, adesso chi sta fuori, chi non sta fuori, cioè qua siamo sulla stessa barca. Io è una cosa impensabile poter dire o discutere su chi c'è in campo e chi non c'è in campo. Qua purtroppo se le cose vanno male per tutti. Per me per un verso, per i giovani per altri motivi, magari chi è un attimino ad altri obiettivi, cioè quale se le cose vanno male per tutti, quindi qua bisogna pensare di remare tutti dalla stessa parte. Superficialità e sì, forse anche la paura che magari ci sono state delle situazioni, 4-5 calci d'angolo, punizioni, hanno preso la palla sempre loro di testa. E alla fine sei lì che magari speri che questi qua battono male e che finisce la partita. E che lì che magari ecco, hai subito il gol e ti è crollato il mondo addosso. Com'è il clima nello spogliatoio? Non è un bel clima e cioè adesso basta nasconderci dietro un dito. Qua la situazione è di quelle un po' bruttine. Ripeto, nessuno di noi pensava di trovarsi in questa situazione. Sai, magari puoi pensare un periodo, una partita, due, poi ne vinci un'altra. E ormai su 8-9 partite ne ha perse 6, sono tante, e quindi adesso devi un attimino far quadrato, e, ripeto, non trovarsi alibi, cercare di lavorare su quelle cose che poi ti condannano, e poi bisogna stare attenti perché sai, quando fai parte di una squadra dove ci sono tanti giovani, fai presto, ecco, là si vive troppo di entusiasmo, e se l'entusiasmo lo perdi, e poi è dura, quindi bisogna stare attenti, adesso la linea è talmente sottile che ripeto non bisogna trascurare niente dalla A alla Z. Tu Antonio sei uscito per un fastidio fisico, come stai? No, io ho sentito indurire dietro al flessore, purtroppo questi flessori non mi danno tregua, però sai, non ho sentito la fitta. Non solo a te? Sì, purtroppo quest'anno questi flessori danno un po' fastidio a tutti, però la cosa positiva è che non ho sentito la fitta, ho sentito quasi più di un crampo, e quindi io appena gli ho detto al mister, perché era già dalla partita di Livorno che sentivo fastidio un po' dietro, però sai, mai a pensare, anche perché ti ripeto, anche se ci fossi stato io in campo magari si pigliava con lo stesso, quindi è inutile pensare a questo. Adesso bisogna un attimino lavorare con calma sta settimana e pensare a Bari e andare lì con grande tranquillità, perché se no, ripeto, se andiamo lì con la paura, che andiamo fuori casa, che quello che è successo in questa partita, poi ce la portiamo dietro, e quindi ancora peggio. In compagnia del giovane Manuel Pucciarelli, che quest'oggi ha debuttato allo stadio Carlo Castellani. Manuel, partiamo da lì, partiamo dalle sensazioni, dalle emozioni di giocare davanti al tuo pubblico in prima squadra. Sì, è stata una bellissima emozione e anche una grande soddisfazione, però purtroppo è andata male da quando sei entrato io, insomma, abbiamo preso gol da ultimo e non penso nemmeno ora a come ho fatto, a come insomma sono entrato, perché sono troppo amareggiato insomma per questa sconfitta e, insomma. Una sconfitta che fa male anche perché sono arrivato al 94esimo, sembrava che il pari potesse essere insomma alla portata. Sì, ormai era quasi finita, era finita, poi ha fischiato l'albero e si era fatto insomma comunque una buona partita e il pareggio insomma ci andava anche abbastanza bene, insomma non era un pareggio da buttare via perché il Varese è un'ottima squadra e insomma certamente si punta sempre ai 3 punti, però quando si arriva al 90esimo e siamo 1-1 e c'è calcio d'angolo, certo speri di non perdere.
Gli obiettivi di Manuel Pucciarelli per questa stagione immagino possano essere quelli di trovare maggiore continuità. Tra l'altro, proprio ieri in conferenza pre-gara, mister Pellon ti ha fatto diversi complimenti. Sono contento, sì. E io spero sempre di far bene l'allenamento e di dimostrare, insomma, quello che valgo prima in allenamento per convincere il mister e comunque tutti i compagni, e poi, insomma, di dimostrare il mio valore in campo. Poi, certo, spero di giocare, insomma, più partite possibili, però prima è meglio che la squadra vinca e vada bene, e poi dopo penso a me. Quali sono le maggiori differenze che stai trovando tra l'ambiente della primavera e l'ambiente della prima squadra, dove, insomma, stai giocando anche con dei signori campioni, parliamo di Buscelli, Tavano, eccetera eccetera? Certo, è tutto totalmente diverso. Primavera sei, diciamo, un bambino, e qui è diverso, i tifosi, il campo, il pubblico, tutto diverso, e devi fare sempre bene, non devi mai mollare, devi essere sempre concentrato in tutti i secondi, come si è visto. Infatti non si era concentrati nell'ultimo calcio d'angolo e abbiamo preso gol. Qui non puoi mollare mai. Grazie mille, Manuel.